Il goleador che non ti aspetti, il dipinto che non ti aspetti. È Rocco, non Amedeo, il match winner del Ventura. E il terzino juniores classe 96 del Barletta a decidere il derby contro l'Unione Calcio Biceglie. E lui, con questa stoccata a metà della ripresa, a regalare tre punti pesantissimi ai biancorossi, che consolidano la quarta posizione solitaria in classifica e cominciano con il piede giusto il proprio 2016. Solo carbone nella calza bicegliese. Non c'è Pizzulli squalificato sulla panchina del Barletta, che se la gioca con quattro elementi offensivi. Rizzo più Moscelli più Sguera alle spalle di Visentin, preferito dal primo minuto alla Carra. Sfida contro la squadra della loro città per Papagno, la Rosa ed Amedeo dipinto. Gara molto bloccata tatticamente nel primo tempo, meglio in termini di possesso palla gli ospiti, che in avvio costruiscono sull'asse Moscelli-Visentin. Cross del primo e colpo di testa del secondo, neutralizzato da Nullo. I biancorossi possono colpire prima del quarto d'ora, ma Moscelli e Rizzo non ne sanno approfittare. È impreciso a metà frazione invece il destro di Cantatore, che si perde sul fondo. Cresce in termini di personalità l'Unione Calcio. Ragno ruba palla sulla tre quarti, ma guadagna solo un calcio d'angolo. Sugli sviluppi dello stesso corner, il centrocampista dei bicegliesi, già a segno nella gara d'andata, sbaglia la mira da buona posizione. Finale di tempo, la migliore occasione della frazione inaugurale capita a Sguera. Lullo si oppone egregiamente, poi Zingrillo conclude sul fondo. Punizione di Moscelli prima del riposo, deviazione dalla barriera. Rizzo calcia da posizione defilata, ma Lullo risponde ancora una volta presente. Niente reti dunque all'intervallo. Ripresa, la pioggia battente complica la faccenda per i 22 protagonisti. Lullo rischia molto in apertura su Visentin, ma se la cava con un giallo e un calcio di punizione per gli ospiti. Non ne approfitta il Barletta neanche del successivo errore di Papagno. La gara non è bellissima, ma sono sempre i biancorossi a fare qualcosa in più. Cross di Moscelli, testa di Visentin, palla a lato. Non sbaglia il bersaglio, invece Rocco dipinto. Bello e soprattutto efficace il suo destro, con cui sorprende Lullo e porta in vantaggio il Barletta. Primo gol stagionale per il giovane terzino destro biancorosso. Non molla l'Unione Calcio. Diouf scivola al momento del rilancio, poi riesce a rimediare giocando d'anticipo nei confronti di Amedeo dipinto. Si complica ulteriormente la gara dei padroni di casa quando a Acquaviva si becca il secondo giallo e lascia i suoi in 10 uomini. Ci prova ugualmente la formazione di Mimmo Di Corato, ma Diouf non si fa sorprendere. Finale di gara, la Rosa calcia con il destro dalla distanza, ma la mira è imprecisa. 4 minuti di recupero, Sguera ha il match point per chiudere i conti, ma il suo tocco morbido si spegne sul fondo. Poco male per il Barletta. Subito dopo infatti arriva il triplice fischio finale di Vogliacco di Bari, da rivedere la sua direzione, che sancisce il decimo successo stagionale dei biancorossi, sempre quarti, sempre più lanciati verso l'alta classifica.